Il senatore Briziarelli ne ha facoltà. Grazie Presidente, chiedo anche un po' di pazienza visto il tema che mi tocca personalmente, non solo come Umbro, ma perché questa relazione non si limita a riassumere un lavoro importante, un lavoro approfondito che tutti i colleghi hanno richiamato e che ha coinvolto la Commissione da febbraio ad aprile dello scorso anno e poi nella analisi approfondita non solo delle oltre 4.000 pagine che abbiamo ricevuto, ma tutti gli stenografici, tutto quello che abbiamo visto. Però questa è la conclusione di un percorso che parte da prima, che parte dal 2015, quando con un fulmine a ciel sereno il prefetto di Perugia emanò un'interdittiva antimafia per Geseno e le aziende collegate. E mentre tutti noi guardavamo al rischio che la criminalità organizzata fosse approdata in Umbria, in realtà riguardava una società collegata, riguardava dei fatti non prettamente collegati all'Umbria, partì una commissione d'inchiesta regionale sulla tenuta del sistema dei rifiuti. E mentre tutti si aspettavano di trovare chissà cosa proveniente da altre regioni, si aprì un vaso di Pandora. Un vaso di Pandora che ha portato l'Umbria a trovarsi un po' come quel protagonista di un film che viene accoltellato, viene portato all'ospedale e per fortuna, grazie all'accoltellamento, scopre di avere un cancro che ancora non ha sintomi ma che lo sta divorando e riesce a intervenire. E a quella commissione d'inchiesta regionale che si cercava di chiudere al più presto, solo 4 mesi furono dati, seguì anche la richiesta di apertura di un'inchiesta della commissione bicamerale d'inchiesta sugli ecoreati della precedente legislatura. E vorrei qui ringraziare collega Candiani, mi fa un certo effetto chiamarlo così in questo momento, e il senatore Arrigoni, che iniziarono una prima inchiesta nella 17ª legislatura interessandosi della discarica delle Crete, della Valnestore, della Gesenu. Ma quello che viene minimizzato oggi dicendo tutto sommato non ci sono infiltrazioni da altre regioni, è tutta materia prima locale, permettetemi la battuta, dal mio punto di vista non serve a sminuire. Serve ad accentuare ancora quello che è emerso e che dovrebbe farci riflettere tutti, perché non c'è nessun territorio che sia immune e non ci sono regioni di provenienza che possono essere additate. Nessuno può sentirsi superiore rispetto al rischio che i rifiuti, e purtroppo sulla pelle della salute e dell'ambiente, risultino non abbastanza ghiotti per qualcuno. Ebbene, quel minimizzare, pensare a piccole aziende, cozza con quello che emerge non solo dalla relazione ma dagli stenografici che citerò. E allora, dicevo, tutto quello che è emerso è stato un po' come il Watergate, no? Lì sono serviti 3 anni. Qui noi abbiamo gridato per 3 anni e finalmente oggi si stabilisce un punto. C'è una verità fattuale riportata nelle carte che racconta una storia. Allora, nell'audizione dell'Auri, il direttore dell'Auri dell'ambito 3 e 4 non ha avuto paura e vergogna a dichiarare: si parla molto spesso di gestore unico anche in Umbria, poi le esperienze ci dimostrano che invece i gestori aumentano, di fatto vengono bandite gare con una società veicolo che consorzia tutte quelle esistenti. Se prima c'erano 3 o 4 gestori, fatta la gara i gestori diventano uno in più, cioè la società consortile che raggruppa tutti. Questo, vi assicuro, crea diseconomie, crea grandi problemi sulla gestione, perché l'interlocutore non è mai uno, ma diventano sempre tutti quelli che si bandisce una gara, si raccolgono tutti i gestori presenti sul territorio, li si mette in capo a una nuova società, quindi si aggiunge addirittura un costo gestionale in più e di fatto ognuno resta a gestire dove stava. Non è una gara, o perlomeno è una gara fasulla. E ognuno resta dove stava, la concorrenza in questo modo se ne va a farsi benedire. E io chiesi espressamente... Le chiedo scusa, senatore Briziarelli, non intendo assolutamente interromperla. Prego. Ovviamente, e solo lei lo può sapere rispetto alla Presidenza, sono stenografici pubblici naturalmente, assolutamente vero? Grazie, sì, non volevo interrompere. Prego, continui sua facoltà. È stata una mia mancanza non specificare che tutto quello che dirò riguarda la parte pubblica dell'inchiesta. Nessun problema. E io chiesi in una delle domande al dottore: ma per la descrizione che ha fatto, lei può asserire, si può asserire
che la gara che ha visto partecipare esclusivamente GEST, che raccoglie appunto TSA, Gesenu, sia Ecocave, che ha ristornato di fatto il servizio tecnicamente alle stesse società negli stessi ambiti che gestivano, per definizione sua, può essere considerata una gara fasulla? Bene, la risposta è stata, forse ho usato... fasulla era un termine, non dico confidenziale, ma non tecnico. Però la norma lo consente, se la norma cambiasse e dicesse che si può fare diversamente, quindi di fatto un sì. Ebbene, quindi non dei piccoli soggetti qualunque, ma un sistema consolidato, tanto da far dire al procuratore, al sostituto procuratore Valentina Manuali in audizione, intanto che innanzitutto, in base alla mia esperienza, il fenomeno in Umbria di queste attività organizzate e finalizzate all'illecito trattamento dei rifiuti è abbastanza importante e rilevante. In passato non si era data particolare attenzione al fenomeno, ma negli ultimi anni, dal 2015, da quando sono componente della Direzione Distrettuale Antimafia, ho verificato che c'è stato un maggiore impulso anche da parte delle forze di polizia e quindi situazioni che in passato non erano state compiutamente attenzionate da parte dell'autorità giudiziaria sono emerse. Ricordo che il procuratore De Ficchi disse: non mancano i reati, mancano le notizie di reato. Quindi questo è il quadro. Nella stessa audizione citava, è emerso sempre nell'impianto di Pietramelina, per necessità di tempi citerò solo alcuni dei casi più emblematici, 380.000 tonnellate nell'arco di 5 anni sono state fittiziamente sottoposte a recupero, ma in realtà venivano smaltiti direttamente in discarica simulando trattamenti di biostabilizzazione e compostaggio che non venivano effettuati. Questo comportava un'elevata produzione di percolato e di concentrato, a sua volta smaltito illegalmente, determinando anche la formazione di sacche di percolato nella discarica, con conseguente danno ambientale. È addirittura emerso, ma questo fino al 2013, che parte degli scarti di percolato venivano immesse direttamente nel torrente Musino tramite l'apertura di una saracinesca, cioè l'azienda aveva realizzato una saracinesca atta a questa funzione, non qualche dipendente infedele, un'aziendina piccolina, un sistema vero e proprio su uno degli impianti più grandi del trattamento. È stato riferito dai dipendenti, dice il sostituto procuratore. Ebbene, in questo quadro, dice sempre il sostituto procuratore, sono stati esaminati tutti i contratti, è stata esaminata una mole ingente di fatture e si è arrivati appunto alla constatazione di reati tributari, alla contestazione della truffa e anche della frode per pubbliche forniture. In che cosa si sostanziava la frode in pubbliche forniture? Queste aziende, non una rete di aziende, dovevano trattare i rifiuti in una determinata maniera e quindi avevano sottoscritto dei contratti d'appalto. In realtà trattavano i rifiuti in maniera assolutamente diversa. Venivano pagate delle tariffe assolutamente ingiustificate, molto più alte rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere richieste per questo trattamento assolutamente inadeguato dei rifiuti. In sostanza le tariffe pagate erano per la biostabilizzazione, quindi per un trattamento molto più articolato dei rifiuti e non per il conferimento in discarica che è emerso. In effetti il fenomeno è abbastanza rilevante. Decine di milioni di euro pagati dai cittadini, di cui per esempio gli stessi comuni sono stati vittime. Certo, poi andrebbe detto che i comuni affidavano la sottoscrizione e il controllo delle schede orso alla stessa società gestrice, quindi controllore e controllato coincidevano nello stesso soggetto. Bene. In effetti, come ho accennato, è evidente che il fatto di questa situazione, questo illecito trattamento, si sia protratto per questo numero considerevole di anni è stato possibile solo per la mancanza di un adeguato controllo. Questo è quello che è successo in Umbria. In effetti, tutto questo sistema del trattamento è stato gestito sia dalla Regione sia dalla Provincia in una maniera, direi a volte, molto superficiale e confusionaria. Per questo è stato molto difficile individuare in questa situazione comportamenti rilevanti dal punto di vista penale. Vorrei sottolineare, non che non ce ne fossero, ma non è stato possibile addirittura individuare il soggetto, la persona a cui attribuirle. Ma avvio alla conclusione, vista la ristrettezza dei tempi. Ma di fronte a tutto questo, cosa ancora più grave, non solo la Regione ha spostato per anni in avanti il traguardo della raccolta differenziata, pensiamo a un dato, ne cito solo uno.
Il 65% di raccolta differenziata nel piano dei rifiuti 2009, l'unico di cui ancora dispone la Regione, era fissato per il 2012. Nel 2019 abbiamo assistito ai tronfeialistici comunicati della Giunta che diceva abbiamo raggiunto, poi non era vero, quel traguardo con 7 anni di ritardo. Ebbene, nonostante questo, l'allora Presidente non ha saputo spiegare perché ad un comune in particolare, ma ne potrei citare altri, il comune di Perugia, ha concesso nel 2013, dati pubblici che mi auguro possano essere approfonditi anche in altra sede, un contributo dietro alla dichiarazione di aver raggiunto la copertura del 73% di raccolta differenziata della popolazione. Nello stesso seduta ha dichiarato il Comune di Perugia, a maggioranza cambiata, non ha raggiunto il traguardo. Quale delle due? Abbiamo dato un contributo non dovuto o abbiamo accusato ingiustamente un'amministrazione comunale in sede di commissione ecoreati? Allora, di fronte a tutto questo, noi, ognuno può raccontare un pezzetto di verità, ma la verità tutta intera è nella relazione integrale che riporta dei dati, ma non si può guardare solo al passato. Quello che noi chiediamo oggi al governo è stato un singolo impegno che può valere per Terni ma per tutto il resto d'Italia. Non possono i cittadini pagare una mancata bonifica di un'area inquinata. In questo momento, per legge, i comuni in disavanzo o dissesto, pur disponendo di risorse per bonificare un ambiente, per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente stesso, non li possono utilizzare. Chiediamo, io ho già presentato un emendamento su questo, mi auguro che possa essere un'iniziativa del governo, un'iniziativa congiunta, diamo la possibilità di accelerare. Altre 3 proposte per andare al futuro, semplificazioni, io ho parlato di gare, cerchiamo di non complicarle, di renderle trasparenti e oneste al di là della complicazione. Questo è una cosa che si può fare assolutamente già nel decreto semplificazione. Se già potessimo garantire questo, non regole complesse che non tutelano e non garantiscono l'onestà, ma regole semplici e chiare che facilitino il tutto e risorse disponibili da poter spendere, avremmo fatto un servizio ai nostri cittadini a prescindere dal colore politico. E su questa intenzione noi daremo un voto convintamente favorevole e io mi scuso anche con i colleghi se mi sono un po' scaldato oggi, ma è perché tenevo alla relazione e alla mia terra, come sono sicuro loro tengano alla propria, e una regione per volta, non me ne voglia Grimani, abbiamo cominciato dall'Umbria proprio perché le regionali erano lontane, non potevamo immaginare che sarebbero arrivate prima. Una regione per volta, individuare soluzione per tutti nell'interesse dei cittadini. Grazie della pazienza, Presidente.